sui giornali noi leggiamo tante volte, è stato portato in tribunale quel politico che si è arricchito magicamente. È stato portato in tribunale quel capo di azienda che magicamente si è arricchito, cioè sfruttando i suoi operari. Se parla troppo di un prelato che si è arricchito troppo e ha lasciato il suo dovere pastorale per curare il suo potere. Così i corrotti politici, i corrotti degli affari e i corrotti ecclesiastici. Dappertutto ce ne sono. E dobbiamo dire la verità. La corruzione è proprio il peccato più alla mano che ha quella persona che ha autorità sugli altri, sia economica, sia politica, sia ecclesiastica. Tutti siamo tentati di corruzione. È un peccato molto alla mano, perché quando uno ha autorità si sente potente, si sente quasi Dio, eh? E per questo Gesù diceva: vedete come i capi delle nazioni tiranneggiano il popolo, come i loro principi li opprimono. E la corruzione è una tentazione di ogni giorno. Io capisco che un politico, un imprenditore, un prelato può cadere in questo peccato e poi deve pentirsi. Ma la domanda che io mi faccio è questa: chi paga la corruzione? Ah, la corruzione la paga quello che ti porta alla tangente. No. Questo fa l'intermediario. La corruzione la paga il povero. La corruzione di questo re l'ha pagata Nabot, il povero uomo fedele alla sua tradizione, fedele ai suoi valori, fedele all'eredità ricevuta dal suo padre. Se parliamo dei corrotti politici o dei corrotti economici, chi paga questo? Pagano gli ospedali senza medicine, gli ammalati che non hanno cura, i bambini senza educazione. Loro sono i moderni Nabot, che pagano la corruzione dei grandi. E chi paga la corruzione di un prelato? E la pagano i bambini che non sanno farsi il segno della croce, che non sanno la catechesi, che non sono curati. La pagano gli ammalati che non sono visitati. La pagano i carcerati che non hanno attenzione spirituale. I poveri pagano. La corruzione viene pagata dai poveri. Poveri materiali, poveri spirituali.